Ed eccolo qui, finalmente è il caso di dirlo, è arrivato. Sto parlando di Amazfit GTS 2 Mini. E quindi, ragazzi, via, sigla e poi facciamo subito l'unboxing. Ecco qua la confezione. Allora, iniziamo subito a fare un paragone, perché di questi paragoni ne vedrete tanti. Tra la confezione del GTS 2 Mini e il suo fratello maggiore, il GTS 2, come vedete, la confezione del GTS 2 è, direi che è già molto più voluminosa, ma della confezione ce ne frega relativamente e quindi adesso andiamo a aprire questo GTS 2 Mini. Ecco qui, vediamo un po', apriamo, qui vediamo cosa c'è. Eccolo qua. Allora, qui dentro dovrebbero esserci i soliti manualetti, esattamente, e li mettiamo qui. Qui c'è il nostro smartwatch e qui invece c'è il caricatore a cui diamo una rapida, rapidissima occhiata. Eccolo qui, che penso sia lo stesso caricatore che poi ci ritroviamo anche. Caricatori che mi fanno sempre veramente arrabbiare perché sono difficilissimi da togliere queste cose di cartone che io devo puntualmente sbragare. Poi ci saranno anche metodi molto più semplici. Ecco qua che ho sbragato tutto, ma non ce la faccio. Sì, è sostanzialmente uguale rispetto al caricatore del GTS 2 normale, ma anche questo lo mettiamo qui e quindi andiamo ad aprire. Sì, packaging direi che non è premium, ma stiamo parlando anche di un oggetto che costa sotto i 100 euro. Però sta cartina, sta plastichina non dà mai, non fa mai una grandissima impressione. Anche in questo caso sbraghiamo, ormai mi sono specializzato nell'unboxing tipo sbrago tutto, distruggo tutto e eccolo qui. Allora, iniziamo a vedere le dimensioni, ma soprattutto, vabbè, tanto alla fine lo faremo molto spesso. Qua c'è il GTS 2 normale, qui c'è il GTS 2 mini. Allora, iniziamo a vedere le dimensioni. Qua mi sono preparato un foglio. Per quanto riguarda il GTS 2 mini, stiamo parlando di 40,5 mm contro i 42,8 invece del GTS 2 normale. Stiamo parlando di 35,8 mm di larghezza contro i 35,6 del GTS 2 normale, quindi è addirittura un pochettino più largo, laddove invece lo spessore, mettiamo il mini sopra e il GTS 2 normale sotto, eccoli qua, li avvicino un pochettino. Allora, il GTS 2 normale è di 9,7 mm lo spessore, laddove invece lo spessore del GTS 2 mini è di 8,95 mm, quindi 9 mm scarsi, e quindi GTS 2 mini è un po' più sottile rispetto al GTS 2. Per quanto riguarda poi gli altri aspetti estetici, beh, dobbiamo dire che il GTS 2 mini è molto 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 simile al GTS originale, quindi ha questo pulsantino qui centrale e non ha invece questa aggiunta che a me, non ve l'ho mai nascosto, del GTS 2 mini, del GTS 2, scusate, non mi ha mai fatto davvero davvero impazzire. Vediamolo un pochettino più da vicino, vediamo anche il retro, mettiamolo a confronto con il retro del GTS 2 normale. Come vedete sono molto 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 simili e adesso ce lo mettiamo al polso, anche il cinturino è molto 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 simile. Ecco qui, vediamo un po'. Tra l'altro, mentre me lo metto al polso, anche per quanto riguarda il peso, il mini è davvero mini perché pesa 20 grammi scarsi, stiamo parlando di 19,5 grammi, laddove invece il GTS 2 normale pesa 25 grammi. Oddio, non è che pesi tanto nemmeno lui. Eccolo qua al polso, eccolo qua il GTS 2 mini com'è al polso. Carino, carino, devo dire. Mettiamogli qua a fianco il GTS 2 normale, così vi potete rendere conto un pochettino della differenza. Ragazzi, chiariamoci subito una cosa: non stiamo parlando di differenze sostanziali e queste differenze sono scarsamente visibili anche al polso, perché alla fine dei conti stiamo parlando di un paio di millimetri davvero in lunghezza, di 1 mm scarso, 0,7 in spessore, laddove la larghezza è sostanzialmente uguale. Quindi davvero farete fatica ad accorgervi della differenza di dimensioni
al polso. Devo dire però cinturino molto morbido, come era anche per il GTS 2 normale. Devo dire che però dal punto di vista del design a me piace di più questo qua del GTS 2 mini, perché è un design molto più privo di fronzoli come questa inutile aggiunta che non mi piace. Quindi da questo punto di vista premio il GTS 2 mini. Ma adesso che facciamo? Facciamo che lo accendiamo. Eh sì, lo accendiamo, lo accoppiamo con uno smartphone e ci facciamo una prima navigata tra i menu, così vediamo anche com'è lo schermo, che è un po' più piccolo sempre rispetto a quello del GTS 2 normale. Ed eccolo qui, l'abbiamo attivato. Allora, prima di tutto lo schermo, stiamo parlando di 1,55 pollici sempre AMOLED rispetto a 1,65 pollici invece del GTS 2 normale, quindi si perde veramente 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 poco. E come sul GTS 2 normale hanno fatto un bel lavoro sulle cornici, perché vedete, pur essendo più piccolo sostanzialmente è davvero, non so se qua riuscite a vederlo, è davvero tutto schermo, la cornice è davvero davvero molto piccola. Facciamoci un giro tra i menu. Allora, prima di tutto qui potete vedere che ha il sensore automatico della luminosità, ok, e qui è impostata come vedete su un livello medio basso. Dopodiché un'altra informazione importante: come il GTS 2 ha a bordo il GPS, ma a differenza invece del GTS 2 non ha l'altoparlante, ha solamente il microfono. Andiamo a farci un po' un giro tra i vari menu. Allora, qui ancora in inglese, ma perché proprio l'ho settato al volo, quindi non ho dubbi che poi ci sia la possibilità di avere il menu in italiano. Come vedete qua il menu è molto simile a quello che trovate sul GTS 2, bello il display, come prima occhiata è bello, davvero i neri sono molto molto profondi. Vedete che trovate anche in questo caso la possibilità di misurare l'ossigenazione del sangue, così come lo stress, così come la possibilità di andare a misurare il sonno. E poi qua ci sono le varie impostazioni attraverso cui potete regolare il movimento del polso, potete regolare le varie watch face da mettere su questo smartwatch, adesso abbiamo impostato questa e così via. Quindi swipe dall'alto verso il basso e si va alle impostazioni rapide, swipe dal basso verso l'alto e si va al menu delle notifiche, mentre swipe da sinistra verso destra oppure da destra verso sinistra si va per l'appunto si va ai widget. Quindi qua c'è il widget per la misurazione della frequenza cardiaca, qua c'è il widget per la misurazione dell'ossigenazione del sangue, dello stress, il PAI, il Personal Activity Index, meteo, musica, c'è un lettore musicale che vi va a controllare la musica che voi avete controllato sullo smartphone, e poi qui vedo anche Alexa. Quindi chissà che non abbiano davvero implementato Alexa, e anche in questo caso noi naturalmente faremo una prova. Poi che dire, non c'è molto da dire, nel senso che come vedete l'impostazione generale e i menu sono assolutamente simili, se non proprio uguali in tutto e per tutto a quelli del GTS 2, ma la cosa assolutamente non mi stupisce. Quello che mi stupisce invece, ma vi ripeto ad una primissima occhiata, è la qualità del display, che pur essendo più piccolo ha veramente dei colori molto brillanti e anche dei neri veramente veramente tanto profondi. Dopodiché navigando tra i menu non mi sembra di aver perso nessun tipo di funzionalità rispetto alle funzionalità che sono quelle del GTS 2. Ma è chiaro poi che questa cosa andremo ad approfondirla in sede di recensione. Per adesso un'ottima impressione, perché davvero schermo più piccolo ma non ve ne accorgete, è davvero uno smartwatch ultra 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 portabile. Allora, come al solito ragazzi, io adesso farò la recensione. Una delle primissime cose che andrò a misurare sarà il fatto che misuri in modo corretto i passi, a differenza del GTS 2 che, come sapete, ha un bug che a quanto mi risulta non è ancora stato risolto. Ma ditemi qua sotto nei commenti cosa volete che io vada ad indagare di questo GTS 2 mini. Poi mi lasciate qualche giorno e sempre su questo canale ci sarà la recensione completa. Nel frattempo like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!